Ora non riesco a capacitarmi. Abbiamo appena fatto un video, ragazzi, un pre-registrato, lo avrete sicuramente visto nei giorni precedenti, in cui un pazzo ci ha utilizzato un Nibiru contro, ma un Nibiru anche, cioè, bello compatto, cioè, ci aveva anche lasciato in mutande, si potrebbe dire, o per dirlo più eufemisticamente, con una mano davanti e una dietro. E mannaggia, poi non è riuscito a togliersi il segnalino. Un segnalino di oltre 12-13 mila, che poi l'ha fatto secco. E, ok, bene, ci sta. Per chi non mi conosce, queste grandi bellezze, queste meraviglie si riescono a vedere su questo canale. Io sono Antoshow e mi raccomando, iscriviti, clicca sulla campanellina se ancora non l'hai fatto. So che ci stai vedendo, no? Sono dei giorni che stai vedendo i nostri contenuti. Molte persone dicono, no, ci sono degli hater che stavano dicendo, no, ma tu hai solo pochissime visualizzazioni a video. Io, ecco, colgo l'occasione per dirlo, lo abbiamo detto anche in live sul sito Viola, dove anche ti invito a seguirci. Per me non è importante che mi seguano 10 milioni o 10.000 o 10 persone. Io sono molto sul teatro, diciamo, come si suol dire. Se mi seguono anche 5 persone, 2 persone, e capiscono ciò che sto dicendo e le faccio stare bene in qualche modo, io ho fatto il lavoro mio, ragazzi. Tanto, signori, questo. Per YouTube, per il 99% degli YouTuber, non è un lavoro, eh. Cioè, io comunque sono un insegnante che si sveglia il giorno, che va a scuola, che fa i suoi corsi, che si spacca dalla mattina alla sera. I miei compagni di team sono comunque lavoratori tutti, che si alzano, chi fa il corriere, chi gestisce anche un bar, chi studia ancora, chi fa tante cose, signori. No, noi siamo sempre quelli, cioè non è che siamo qui per fare una sorta di brigato, per diventare i Paolo Bonolis della situazione, o meglio, vogliamo diventare i Fabrizio Frizzi, però nel nostro contesto di riferimento. Vi posso assicurare che, insomma, il contesto di riferimento di YouTube, se vuoi diventare il migliore, non è un contesto, diciamo, molto sano per le coronarie. E lo è invece Yu-Gi-Oh! E andiamo quindi con un'altra. Ma questa è una mano bellissima, signori. Una mano che parato. Forse con cui dobbiamo partire per secondi. Eh sì, dobbiamo assolutamente partire per secondi con una mano del genere. Io avrei anche paura. Io non vorrei che questo sia uno di quei mazzi matti con cui vieni otticappato all'istante, eh? Io veramente non lo vorrei. Provo a mettere il mio mangiatore di milioni. Dovrei mettere almeno anche il Bigfoot. L'augurio è che venisse sca. Ecco, per l'appunto. Beh, già che ci utilizza di simulatore d'effetto in primo turno, sicuramente, insomma, ci fa capire che. Forse possiamo, dai, forse possiamo fidarci. Già che si è sprecato il Veiler così al volo, allora possiamo. Sì, forse non è un mazzo. Ora si va, se andò a vedere, era un Drytron, un Tri-Brigade, uno di quei mazzi matti, un Swordsul, ma così, aveva utilizzato il dissimulatore solo per farci pensare che era un po' sprovveduto. E poi è partito. Beh, oddio, no, preda piante, insomma. Non so perché. Allora, questo è un bellissimo package. Quello del pianta, prima in verità molto più sovrautilizzato, ma che potrebbe servire per l'apparato fusione. Che cosa fanno questi mostri? Lo ha evocato lui, specialmente ha evocato poi Ofride, no? No, 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 sì, gli serve per mettere fusione a Kirossi. Sì, forse. Ora sicuramente ci farà. Beh, non so, io non mi sarei aggiunto fusione occhi rossi, avrei fatto direttamente Verta Anaconda, poi con l'effetto mandavo fusione occhi rossi. Ah, è passato in face. Si è aggiunto. Ok, no, non l'ho ancora capito. Ha aggiunto fusione occhi rossi, poi non ha. Ah no, perché con fusione occhi rossi lui giusto. Con fusione occhi rossi. Per questo avrei fatto Verta Anaconda, perché se tu vuoi utilizzare fusione occhi rossi direttamente dalla mano, è un macello poi. Specialmente dopo che hai evocato, perché ti forza la carta a non evocare specialmente. In mazzi e contro molti mazzi va anche bene. Però contro Grenmaiu, contro mazzi come questi, è un po' un macello, ragazzi, eh. Perché non ti danno possibilità di agire. E beh, allora sì. Direi che è arrivato il momento, ragazzi. Perché Grenmaiu è un macello, eh. Cioè, se lo becchi nel momento sbagliato, nel momento, come si suol dire, dell'incazzatura. È un macello, signori, come in questo caso arriva a 13.200, beh, è un panico, eh. Poi, quando hai il cilindro, un altro che è mano perfetta, ragazzi, questo, le test hands con questo mazzo sono un qualcosa di incredibile. Poi, becchi, ovviamente, ci sono mostri straordinari come Lancillotto, che è un macello. Ora l'avversario può utilizzare tutti i cilindri magici che vuole, l'avversario può utilizzare tutta
com'era anche muro dimensionale, bellissima. Però che cosa, cioè, in questa situazione è perfetto lui, perché attacca direttamente, ok? Guarda che cosa fa il signor Lancelotto. Ok, effetto. Va a distruggere una carta scoperta sul terreno, che è il mostro ciattolone, e quindi lascia campo libero al Gremmaio. Nel momento in cui il Gremmaio attacca, questa carta può essere una qualsiasi carta che va a destabilizzarci, però con Lancelot, che è costretto a negare la prima carta che si attiva, che lui vede, e beh, vinciamo direttamente. Bene, bene, bene. Ora cominciano ad essere tante partite che vinciamo con il Gremmaio. Tu stai vedendo che lo stiamo giocando contro tantissimi mazzi, e vinciamo immensamente sempre, quindi veramente un po' un macello, Bene, considerando tutte le varie carte, considerando che c'è anche Dragone soprattutto, però io no. Sono Slumber, me lo lascio. L'augurio è sempre di vedere in mano... Beh, Nibiru non so se utilizzarlo, no, io... Forse sì, ma la prudenza non è mai troppa, come dice... La nostra compagna di vita è sempre meglio. Non si sa mai nella vita, proprio come si suol dire. E quindi, però, diciamo, andando così, andiamo abbastanza bene. Vediamo l'avversario, ovviamente ci fa iniziare per primo. Ottimo, abbiamo, vediamo Dark Envy direttamente nella mano. Mangiatore di milioni è, parlando di compagni di vita, il mangiatore di milioni è sempre più tipico di quanto può sembrare, signori, Bene, questo ci fa piacere, è veramente molto molto bene. Continuo a vedere quel Cypher nell'extra deck che non mi piace troppo. Non so, forse dobbiamo mutarlo in qualche modo. Mano anche questa perfetta, signori, cioè le dead ends veramente di questo mazzo si contano sulla punta della lingua. Ora, cioè, solamente Antometa stiamo vedendo di questa fattura, signori, Poi sì, cioè ci sono gli altri, però persino il Sorsul è tanta roba. Attenzione, utilizza un drago nero, forse, Forse l'abbiamo sottovalutato più di quanto pensiamo. Questo è un mago nero, è un drago nero, scusate, mette la fusione occhi rossi, no, stavolta non ce la becchiamo, stavolta ce la becchiamo. Altro che poco. Preparatevi, signori. Vabbè, a questo livello, cioè, escludevo che vi fossero giocatori un po' stupidini, ovviamente, Sì, Dragone Nero Occhi Rossi, ve lo presento, signori, se qualcuno non l'ha ancora visto, insomma. Però l'ho più rivalutato di quanto pensassi, perché sì, ha l'effetto bellissimo con cui, come in questo caso, distrugge un mostro sul terreno andandoci neanche ad infliggere l'attacco, perché l'attacco originale era zero. E poi attacca, e poi può negare una volta per turno, nel turno di qualsiasi giocatore, l'effetto di una qualsiasi carta che si attiva e annullarla, benissimo. Ma è sempre una carta molto fregabile, da carte come i nostri amici Kaiju. Cioè, così è fatta, signori, Bang! Cioè, non è che chissà cosa, forse sbaglio ora, Forse una mossa sbagliata, forse oso troppo, vediamo. Forziamo troppo, c'aveva Ash in mano, no, c'ha Ash, niente. La fortuna aiuta gli audaci, però fino a un certo punto. Oppure potrebbe arrendersi. Queste sono le occasioni in cui o l'avversario ci sta per utilizzare Ash, per l'appunto. Oppure assolutamente. Signori, no. La fortuna non quella dea bendata, te la metto molto diversamente. Non sempre la trovi ben disposta nei tuoi confronti, Diciamoci anche questo. Fortunatamente, però. Vediamo se è Drago. Oddio, che bello. Sì, fortunatamente però c'è Dark Envy Only One che ci salva. Però c'è lui con 2700, quindi peccato. Se avessimo avuto Alpha invece nella nostra mano e se l'avessimo evocato, avremmo trovato il bandolo della matassa e adesso saremmo stati noi i padroni del terreno. Purtroppo no. Qui mi prendo assolutamente la totale responsabilità. Forse avremmo dovuto aspettare, lo so, avremmo dovuto aspettare Orochi in mano oppure qualche altra carta per poi utilizzare il signorino. Abbiamo pur sempre Nibiru, abbiamo Dark Envy Only One che ci salva perlomeno dalla chiusura della partita in questo turno. Però peccato. No, qui mi assumo totalmente le mie responsabilità. Yu-Gi-Oh! È fatto anche di questo, signori. E noi in questi video tentiamo anche, ovviamente, di dare... Non di darvi delle lezioni, perché noi, lo sapete benissimo, ci posizioniamo per duellanti altospendenti pro, che siano da torneo e che giochino competitivamente, ma con i nostri video, anche con le stronzate che a volte faccio, io spero sempre anche di far vedere ciò che non bisogna fare. Vediamo se siamo... Oddio, perché no? Se ci va bene, se ci scarta il... Benissimo, ok. Dovunque tu sia, se c'è una divinità da quelle parti... peccato che...
Oddio, forse è meglio di quanto pensiamo, eh. Però se c'è una divinità da quelle parti, grazie perché mi dai modo di riparare ai miei errori. Ora, se, mannaggia, se ha quel giudizio solenne o quel colpo solenne, me lo merito anche, eh. Però, ok, ci è andata molto bene. Era nella situazione presente, era la miglior alternativa che poteva capitarci. Ci è andata anche molto bene. Altro che, allora, lo mettiamo qui in modo che quell'impermanenza infinita vada a toccare solamente il Dark and Beyond One. Come Gadarla non ci dà alcun problema. È un livello 8, lui utilizza con il Dragone Rocchi Rossi solamente dei livelli 7. Io mi vado ad infliggere subito quanti più punti possibili. Adesso è anche un problema a livello di punteggio per l'avversario, perché lui è costretto a tenere carte come questa, come le predapiante, come tutto. Quindi è un po' un macello. Adesso vediamo tra i Jackie, varie altre carte. No, abbiamo anche Imperial Order, tanta roba. Ok, lui ora sta utilizzando l'effetto della pietra. Se la rimette nella mano e rimischia un dragone rocchi rossi dal cimitero nel deck, e la mossa sarebbe anche giusta, perché grazie alla pietra, no, lui ora la evoca, dovrebbe utilizzare l'effetto ed evocare direttamente un dragone rocchi rossi dal deck oppure dalla mano. Non so se possa farlo però con Dark and Beyond One, perché questa è una cavolo di carta molto forte che forza ad avere solamente un mostro sul terreno. Ciò vuol dire che c'è, e neanche troppi, perché c'è un insetto, può avere solamente un insetto, c'è un drago, può avere solamente un drago, c'è una pianta, può avere solamente una pianta. Quindi, è un bel problemone per l'avversario, eh. È un gran problema, niente. È stato anche un po' gigione, secondo me, perché cazzo, hai visto prima che con la pietra non riusciva ad evocare il drago nero. Evita di revocarla, magari metti tutti in difesa. Io, se fossi stato lui, avrei messo tutti in difesa. Adesso il tempo comincia a scorrere, sicuramente si è disconnesso. E vabbè, questa partita va in cascina anche in questo caso. Peccato, perché avrei voluto farvi vedere di più il drago nero in maniera più prorompente, però sostanzialmente sì, ci avete richiesto altri due bei mazzi Lamborghini, tra l'altro. Siete dei buon gustai, signori, siete dei porci in fin dei conti, dai, ammettiamolo. E ok, che cosa ha fatto? Passa il turno, forse è vivo, signori, gli casca il cerone, forse, ok, dai, passa in Eva. Finalmente mette tutti in difesa. Che bello, dai, sono proprio contentissimo. Ok, Battleface che fa? Scontra ad armi pari, dai, via. Diretto, no, main phase 2. Vai con scontra ad armi pari, niente. Lambert, questo è buono, eh. Questo è buono, volendo. Però, no, io intanto gli rinfliggo danno. Tra l'altro un grandissimo regalo a metterci la pietra in attacco con zero, proprio ci piace. Forse Slumber, ecco, al prossimo turno per chiudere forse, perché 2400, no, gli posso evocare Gadarla, gli posso evocare, ma forse non potrei neanche utilizzarlo comunque, perché lui già un... Beh, oddio, in questo caso non so Slumber come possa andare, perché lui utilizza mostri che non collimano con il tipo di monster che noi mettiamo poi successivamente. Perché noi metteremmo Gamesiel, poi metteremo... Non ho... Ancora! Vuole perdere, allora. Ok, vabbè. Vuole perdere, dai, stava scherzando. Poniamo il... Stava scherzando direttamente, ragazzi, dai. Non è... Dai. Diciamocelo, utilizzare... Che cosa fa? Utilizza l'effetto? Solo per riaggiungersi la pietra alla mano. Ora c'è il Ray Jackie for the win, secondo me. O il Ray Jackie, lo spolverino. Per fare questo io mi aspetto che tu abbia quello. Oppure vuoi direttamente finire la partita, perdere punti nella classifica ranked, eccetera eccetera. Io mi aspetto questo, signori, eh. No, passa la prossima, niente, è finita. Battleface, ok. Ora ci attacca lui. Madonna, è un genio, allora, signori. È un grande. Mi va molto molto bene, signori, eh? Direi che, insomma, Gremaio continua a vincere e a fare vittime, potremmo dire, eh? Tanta roba. E allora, guarda, allora voglio perdere, dai, senti, io guarda a che livello di follia possiamo arrivare, eh? Siccome stiamo vincendo troppo, io faccio così adesso, mi metto un altro piccolo mazzo, ma così, ma giusto per così, almeno qualche volta perdo, no? Siamo tornati, tra l'altro, in bronzo, signori. Tanta roba. Ok, mi metto l'Antometa, signori. Antometa che negli ultimi tempi abbiamo spiegato nella sua nuovissima versione. Anche
A livello di lista, anche a livello di tutto, sai benissimo che riguardo le liste, noi normalmente abbiamo il gruppo dei campioni over, il nostro gruppo di supporto e consulenza dove ormai studiano centinaia di studenti, che è raggiungibile tramite il Patreon, no? Ci sono diversi livelli di Patreon con cui a seconda dell'abbonamento tu hai o la chat o il servizio di liste o addirittura una consulenza con un allenatore tuo privato oppure con me medesimo. Ecco, se sei interessato ti invito sempre a vedere sotto in descrizione e a joinare il nostro Patreon. Ma ultimamente le sto anche facendo vedere, ecco, a livello di, proprio su YouTube, alcune liste, perlomeno quelle che giochiamo qui. E queste lì, devo dire, Antometa mi sta particolarmente piacendo. L'unico problema forse di Antometa è che è molto, signori, è costoso. Cioè, questa versione di Antometa, tanto, tanto costosa. Ci sono le tre Prosperity, che, le quali stanno sui 100-150 a copia. Non è benissimo, diciamo, cioè bene ma non benissimo. Quindi io rimango sempre un po' così. Però è forte, signori, cioè su questo non c'è, cioè, dai, la Prosperity soprattutto. Ma quanta roba, mamma mia, no. Dobbiamo prendere per prima lei. Poi dobbiamo avere la possibilità di selezionare loro e così via. Quanto è forte, però, cioè, senza non veramente nulla da dire, signori. Poi Calderone in questo caso è molto più infame di quanto possa sembrare, eh. Perché in questo mazzo sostanzialmente cosa vuoi andare a fare? Vuoi andare a bruciare in modo pesante i life points dell'avversario e tu comunque hai delle entrap, hai la corruzione oscura per i turbini gemelli, per la tempesta potente di polvere, per lo spolverino, per qualsiasi carta che voglia cominciare. Hai le trappole a mano, signori, un comparto molto importante di trappole a mano, e poi ovviamente nel momento in cui l'avversario mette un qualsiasi comparto cattivissimo di mostri, e beh, c'è il Dark Ruler e c'è ovviamente, soprattutto subitissimamente, la mina mistica che va a dare un colpo di coda incredibile con cui gli avversari molte volte si arrendono direttamente. Ora, attenzione, un altro mazzo. Oh, questi sono i mazzi dei tatuati, no? Questi sono questo è un grandissimo mazzo uscito secondo me con BLBO, no? Lui sa benissimo, forse ha capito il mazzo che stiamo utilizzando e quindi preferisce mettere direttamente un mostro per non saper né leggere né scrivere, quindi. Oppure forse. No, che cosa fa? Ok, aggiunge un mostro nella mano. Che cosa fa? Questo, ok, avevo paura fosse uno di... Bellissima questa carta. Intanto di Becky Lash, però signore, che bella, una delle art più belle mai viste al mondo, signore. Montagna roccia di guerra. Adesso se viene attivata, può aggiungere una roccia di guerra all'inizio della battle phase. Può evocare specialmente un mostro dalla mano. Mamma mia, che bella roba. Ma quanto è bello, signori. Vabbè, noi comunque utilizziamo mina mistica, sempre così per non saper né leggere né scrivere. Gli forziamo anche l'ash con terraformare. Ah no, niente invece, non succede nulla. E beh, ricomincia la tortura del calderone dell'anziano. Sostanzialmente quando è così questo, cioè, Antometa quando è così è finita, signori, è finita, perché a meno che non abbia poi le risorse, comunque man mano che continuano i turni, si accumulano in mano gli avversari, giustamente, che non sono stupidi, o perlomeno quelli un po' più smaliziati, quando vedono che non riescono a far nulla passano il turno continuamente sperando di prendere in mano quelle carte, no? Lo spunto ad armi pari piuttosto che la Lightning Storm, piuttosto che tante altre carte. Ecco il Castro Goblin, no, puoi utilizzarla, se mi dai altri punti sono anche molto contento, certamente. Vedete, ora lui sta cercando di pescare, forse questa l'avremmo potuta negare, però abbiamo sì una mina mistica nella mano, abbiamo molta roba, però attenzione, per tutti coloro che stanno utilizzando questo mazzo, che so che ce ne sono, purtroppo e fortunatamente per loro, guardate che bello tra l'altro questi, no, tributo, bella questa, per tutti i signori che hanno questo mazzo, ecco, state attenti perché comunque i modi per fregarlo ci sono. E quali sono i modi? Sono ovviamente buchi neri che gli avversari ormai cominciano a mettere inside, dei tributi torrenziali come in questo caso, una grandissima mossa da parte dell'avversario, molto molto bravo, ma che però, ecco, mi lascia, cioè, devono stare comunque attenti gli avversari perché noi utilizziamo a mani vuoto, comunque non senza motivo, comunque, cioè ricordiamo sempre questo. Ok, l'avversario giustamente utilizza l'effetto di montagna e gli special summon a un mostro, bellissimo, tra l'altro anche bello forte, guarda quanto è bello, signori. E a questo punto, signori, può, tra l'altro mani vuoto non fa utilizzare effetti di mostri, a questo punto, la messa è finita perché l'avversario ha fatto comunque il furbo andando a distruggersi tutti i mostri di tributo torrenziale. Noi abbiamo messo a mani vuoto, l'abbiamo costretto a mettere un mostro. Ora tu potresti dirmi, ma la mina mistica deve andarsi a distruggere.
perché sconosciuto, signori, però Mani Vuoto torna nella mano e quindi la mina mistica non si distrugge e riaffligge l'avversario. E qui veramente, qui secondo me sta dicendo Madonna, ecco perché non ho negato il tributo torrenziale, perché questo mazzo è una... si possono fare belle giocate con questo mazzo, lo so, non sempre riescono, però quando riescono, insomma, è molto carina, sì, mamma mia, bellissimo, stupendo. Battle Face vuole fare la Battle Face, non riesce a fare la Battle Face, e Main Face 2. Ok, un'altra Prosperity, sì, vabbè, fatta, diciamo direttamente. Mi è piaciuto, L'avversario ha giocato molto, sì, ha giocato molto molto bene. La giocata con il tributo torrenziale è stata... pescano anche la duality, signori, che lusso, continuiamo a pescare. Quindi vai col giudizio solenne, vai con la dark bribe, benissimo. Non più sovrano oscuro, non penso che ci serva. Però dark bribe è sicuramente the best in the world che può capitarci. Ovviamente ti infliggiamo danno, non preoccuparti, siamo già a 5, quindi andiamo con 1500, tra un po' saranno 1800, poi saranno... Poi è tutto una valanga, no? Antometa, l'abbiamo sempre detto, è come un serpente che ti attrae nelle sue spire e ti soffoca lentamente e torturatamente. Purtroppo, lo so, signori, qui torniamo anche con tutto il dibattito etico-filosofico su Mina Mistica. È una carta che la Konami ci dà la possibilità di utilizzare. Ecco, vedete, stavo dicendo cavolate, no? Stavo dicendo cavolate riguardo la mina mistica. Allora, la macchinetta si è tolta. Adesso arrivo, signori. So che mi senti molto, molto lontano. È il bello della diretta. Mi piace quando accadono queste cose, perché intanto diamo focolare agli hater per i vari meme, per le varie robe. Peraltro sto vedendo, signori, sono bellissime, avete un'inventiva davvero incredibile, ragazzi. Io vi ringrazio ovviamente di questo. E quindi vi do sempre più materiale. E poi, signori, quando arrivi con Prosperity a bannare le ultime tre, ecco perché anche non abbiamo... Benissimo, mamma mia, un lusso incredibile, signori. Ecco perché non hai... No, questa voglio per... Ecco perché con questo mazzo non hai molti. Mi chiedevano anche... Perché non c'è Waking the Dragon? Perché non hai bisogno di mostri forti. Abbiamo anche Skuld, grazie al quale... Vabbè, non penso che serva in questo frangente, però comunque va sempre bene averlo così, giusto per, come si dice, prendere per il... l'avversario. Perché mi ha tolto segnalini da qua? Perdonami, io... No, mi ha tolto segnalini. Vabbè. Voglio finire il discorso su Mina Mistica perché è molto importante. È una carta che la Konami ci dà la possibilità di utilizzare, quindi... Hello... Bella questa, signori. Dignidade Caverguer. Bellissimo. Mamma mia. Super carta. Quindi perché non dovremmo utilizzarla? Cioè, secondo quale tavola della legge noi... chi vuole utilizzare Mina Mistica? Perché ci metto anche persone che, voglio dire, potrebbero starmi contro. Io anche me la sono trovata sui denti molte volte. È una possibilità che la Konami dà e a cui io sono chiamato a far fronte. Molto semplice, cioè ci sono i modi per farla secca, con tutto questo, signori, oppure avendovi fatto questo discorso, sono abbastanza convinto che sarà toccata nella prossima banned. Mi sembra molto Mistosauro, no? Il percorso è stato lo stesso. Ha avuto tutte le ristampe, è stata, c'ha avuto il suo periodo, insomma, di ricchezza con cui ha fatto fare i soldi alla Konami, e poi adesso, giustamente, voglio dire, anche ad uno, insomma, non farebbe male. Ma la cattiva notizia è che anche ad uno sarebbe un macello, signori, Ah, lo so, ok, ho inflitto poco prima all'avversario perché, ok, perché avevo utilizzato Prosperity, è vero, signori. Vabbè, in ogni caso questo è il suo prossimo, è il suo ultimo turno. E quindi, certamente, signori, cioè... la dittatura, tra virgolette, di Mina Mistica, così come viene detta, finirà, è possibile, ma sicuramente finirà, ecco, però per adesso, insomma, c'è e la utilizziamo, soprattutto se ci serve per vincere i tornei. Signori, grazie mille della visione, spero che questi mazzi vi siano piaciuti, come sempre, queste sono partite ranked che noi facciamo su Yu-Gi-Oh! Omega, e dove stiamo incontrando anche una grande varietà di mazzi, e questo ci piace tanto, tanto, tanto. Ovviamente...
Ti invito ovviamente ad iscriverti, a cliccare sulla campanellina, come sempre, a spaccare quel tasto dei like, e poi non c'è neanche bisogno di dirlo, se ti interessano i nostri mazzi, i mazzi che hai visto e tutto. Noi abbiamo tanti mazzi nel team e come tutti possiamo fornirti uno dei nostri mazzi, è un modo che noi abbiamo per supportare il canale. Aggiuntivamente abbiamo anche la possibilità di farti entrare nel gruppo dei campioni over, il nostro gruppo di supporto e consulenza in cui studiano centinaia di studenti. Si entra tramite il Patreon, trovi tutto di tutto sotto in descrizione, quindi... Se sei interessato, clicca su una delle piattaforme e ti interfaccerai con uno dei nostri compagni di team. Ma per il momento io ti ringrazio e ti saluto. Ci vediamo la prossima volta e soprattutto stay over, stay sempre super oltre. Sono stati 25 minuti molto molto esplosivi, un po' come Ratchet & Clank Rift Apart, non trovi?